Sarà oggi al San Bartolomeo di Castelregone, il giorno del Santa Sabina in trionfo, Santa Sabina che gioca sul campo e con la vecchia radiolina di una volta, ormai stantia, e con siti e app. Mi interessa molto, infatti, il risultato del capocavallo contro il Sette Valli Pila, con questa ultima squadra seconda in classifica, che però scenderà in campo alle 17.30 e serve per festeggiare che proprio il Sette Valli Pila non vinca. Per quanto riguarda il Passignano, comunque un avversario molto duro, con quinto con 51 punti e alla ricerca delle lunghezze necessarie a respingere l'assalto playoff del Tuoro e con una missione: vendicare la nettissima, roboante sconfitta della gara di andata. Dirige il signor Falcinelli di Foligno. Al 19esimo, dopo una lunga fase di studio, rompe gli indugi Genipi con un tiro al volo con la palla che però termina sul fondo. Al 29esimo la punizione di Vazzana, che di poco se ne va sul fondo. Al 33esimo proteste per fallo di mano da parte del Passignano in area di rigore e viene per questo ammonito il tecnico di casa Renzetti. Al 48esimo colpo di testa di Pettinari, gran colpo di rene di Borghesi che evita il pallonetto. Termina reti bianche, un primo tempo piuttosto avaro di occasioni. In compenso però la fiera, forse anche un po' della follia, c'è nella ripresa. Al 6° minuto Santa Sabina in vantaggio, il tiro di Presiario non sembra certamente irresistibile, ma Borghesi è goffo, manca la presa e il pallone carambola in rete per il vantaggio ospite. Al 10° Poncinelli ferma così Vazzana, per l'arbitro è rosso, si accende una mischia anche in tribuna e al 24esimo una serie di sostituzioni prima del finale, davvero molto molto brutto per quello che succede in campo e anche un pochino fuori. Perde le staffe invece Presiado, l'autore del gol del vantaggio, e finisce sotto la doccia. Allora Talli corre ai ripari, inserisce Battaglini al posto di Arteaga. Tra ammonizioni e sostituzioni si va avanti. Al 39esimo destro potente di Curti che fa la barba al palo. Al 42esimo è Staccini a mandare alto di testa per il Passignano. Al 47esimo l'intervento che fa infuriare tutti i tifosi del Passignano, intervento su Cincini in area di rigore, l'arbitro lascia correre così, si scatena un parapiglia in campo di cui fanno le spese il tecnico di casa e oltre a Santanicchia e Castellani, insomma dei 22 in campo ne rimangono 17. Al 53esimo la palla non vuole proprio entrare per il Passignano, con Bucari che salva incredibilmente con un gran tuffo il tiro di Cincini e poi Gigliotti che sfiora, che manda decisamente in angolo. Dopo 10 minuti di recupero finisce 1-0 per il Santa Sabina, che pregusta la festa e finisce contemporaneamente anche il pomeriggio da incubo dell'arbitro Falcinelli di Foligno, che nella ripresa ha decisamente perso il controllo della gara. Un vero peccato aver assistito agli animi così accesi, anche se francamente il fallo da calcio di rigore nel finale è sembrato a tutti poterci stare. Finisce dunque Santa Sabina 1, Passignano 0. Mister, rimane il rammarico per una giornata che alla fine ha avuto poco a che fare con il calcio, probabilmente un direttore di gara non proprio all'altezza per una partita così importante. Sì, rimane il rammarico prima di tutto, come hai detto te, perché alla fine gli animi si sono scaldati, non per colpa dei giocatori del Santa Sabina o dei miei, ma per un arbitraggio, e ci troviamo a parlare degli arbitri, mi viene da sorridere, a fine campionato, designazioni non so quanto valide, però comunque sia, si è nervosita, la posta in palio era alta, fortunatamente è rientrato tutto e parliamo della partita. La partita, complimenti ai miei ragazzi, hanno giocato benissimo, hanno tirato il cuore oltre l'ostacolo. Mi dispiace che abbiamo trovato di fronte la squadra che è la prima in classifica, meritatamente, ripeto, perché però oggi in campo non si è visto, forse meritavamo qualcosa in più noi. Ecco, due giornate alla fine, beh, bisogna guardare anche al futuro, no? E non solo al di là dei provvedimenti disciplinari che ci saranno, però... Sì, vabbè, c'è la squalifica del...
di Willy, del centrale, e di Castellani, che è stato squalificato sulla mischia ultima. Sì. Vabbè, ci rimbocchiamo le maniche, siamo un gruppo ampio, andremo a Spina, che è un campo difficile, si devono salvare, e poi avremo il Sette Valli Pila qui. Noi ce la mettiamo tutta, dopo se i punti non basteranno gli posso solo fare un plauso ai ragazzi, alla società, al pubblico che viene a vedere, comunque sia, ci ha sempre sostenuto. Mister Talli, allora c'è da aspettare qualche ora, ma ormai insomma via, è fatta, complimenti al Santa Savina, porta a casa un campionato, forse nella giornata in cui non doveva andare così, per quello che è successo in campo, per un arbitro che ha rovinato un po' tutto. Intanto aspettiamo per a festeggiare, è vero che oggi con questa vittoria ci avviciniamo sicuramente all'obiettivo, ora aspettiamo la partita di Capocavallo Pila, che giocheranno alle 5:30 e poi vediamo stasera come sarà la classifica, però sì, oggi sicuramente un'ottima vittoria, partita difficilissima perché Passignano veramente ci ha reso la vita dura, una partita sporca, non ci sono state grosse occasioni né da una parte né dall'altra, però una partita molto tirata e dispiace perché poi quando queste partite finiscono 9 contro 9 con risse, diciamo, anche dopo negli spogliatoi, insomma sono cose che dispiacciono e dispiace soprattutto perché credo che questa partita meritava magari una designazione più importante, senza nulla togliere all'arbitro che ha arbitrato questa partita. Terzo campionato, allora, alle 5:30 potrebbe essere il terzo campionato vinto da Talli, che a questo punto è un guru per quanto riguarda i campionati vinti. Sì, io speriamo che sia così. Ne ho vinte anche due con il San Fatucchio, gli avi regionali e un altro campionato giovanissimi, quindi sarebbero 5, ma al di là di questo con i grandi, se dovesse venire questa vittoria sarebbe la terza vittoria del campionato. È anche vero che ho anche perso l'anno scorso uno spareggio, ho perso due finali playoff, quindi diciamo che però quando uno fa questi campionati così vuol dire che fa campionati di vertice e sicuramente il merito è di tutti, il merito è partire dalla società che ha creato una squadra importante, fatta di tanti ragazzi nostri, di proprietà, e di quei 5-6 ragazzi di fuori che ci hanno permesso di valorizzare i nostri ragazzi e di aggiungere qualità alla nostra squadra.